Le aree montane hanno patito per troppo tempo politiche fatte di una clientela malfatta e di poco sviluppo. Serve cambiare radicalmente approccio, serve cambiare approccio a livello nazionale, serve che il governo metta un'attenzione precisa, capendo bene quali sono i problemi della montagna, cercando di risolvere i problemi sfruttando quelle che sono le opportunità che la montagna offre, dalla Val d'Aosta alle montagne della Calabria. Nel nostro paese il 35% del nostro territorio è fatto di zone montane che hanno tutta la dignità di dover essere considerate come le zone urbane del nostro amato paese e quindi di potersi sviluppare e vivere tranquillamente. Quindi la lotta allo spopolamento, la lotta alla carenza dei servizi sanitari e scolastici in particolar modo, la capacità delle giovani generazioni di poter installarsi nei borghi montani a vivere, a poter mettere su famiglia e a far tornare a vivere le nostre meravigliose montagne. Sono veramente molti i finanziamenti che abbiamo messo a disposizione a queste entità che hanno sempre sofferto e continuano a soffrire per tutta una serie di problematiche. Abbiamo in pista una serie di progettualità per scongiurare lo spopolamento e quindi per creare le migliori condizioni per poter vivere in montagna dignitosamente trovando un lavoro. Insomma, sono molteplici le iniziative che stiamo portando avanti. Del resto il 40% del territorio di Regione Lombardia è montano e quindi è giusto che ci sia una strategia apposita per la montagna. In Val Sassina e più in generale in tutte le aree montane, la Regione Lombardia ha fatto molto. Qui siamo riusciti ancora ad avere un'area interna che porterà ulteriori risorse e con il concerto di tutti i comuni e con l'aiuto della comunità montana riusciremo anche nella nuova programmazione, che è una programmazione particolarmente ricca di risorse, a dare molte delle risposte che vengono richieste dai territori montani.